Era un po' di tempo che volevo provare questo prodotto, Evaporust. E quindi l'ho comprato online. Pare che funzioni molto bene per la ruggine. Pare che sia sicuro, ecologico. Se non è acido, si può usare tranquillamente, solubile in acqua, pH neutro, non tossico, non corrosivo, pronto all'uso. Sicuro su pelle e occhi, quindi mi ci posso fare anche il collirio e sciacquarmi le mani. Interessante. E oggi lo voglio provare con questo, che è un martello morsa chiave abbastanza antico, ce l'ho da sempre. E questo pezzo lo voglio mettere dentro così com'è. Non lo voglio neanche pulire, sgrassare, voglio vedere che cosa succede. Quindi lo metterò qua. Ovviamente non ci entra, quindi farò così. E poi ho questi che sono un pugno di bit, di punte per cacciaviti, vari tool, eccetera, esagonali, chiavi, maledette Torx, stramaledette, cose così. E poi questo è uno scatolino di quello che si chiama il Tiger Balm, quelle robe profumate che vendevano una volta, adesso non so se li vendono ancora, però questo è made in Vietnam, è abbastanza antico. Ci tengo un pochino, dentro ce n'è ancora un po', ma non so se riesco ad aprirlo. Quindi io lo metterò dentro così com'è, non ci riesco ad aprirlo, non ci riesco. Eppure si deve aprire. Ah, ecco, ce n'è un po', con ruggine. Questo lo metto dentro così com'è. Ecco quindi li metto qui. Questo è il contenitore della ricotta. Vediamo, va bene, quelli lunghi li metto fuori. Ecco, se il treppiede stesse in piedi. Questi stanno lì, questi li metto qua e il balsamo galleggerà, quindi lo metto sotto, ecco fatto. E a questo punto non ci resta che aprire questo fustino comodo. Vediamo di cosa sa. Non è sigillato. Non odora di niente. Nessun odore. A questo punto vado a versarlo. Pare che non intacchi il legno, quindi vedremo cosa succede. Colore giallino. Evaporust nuovo di zecca. Ecco qua. Copriamo i pezzi. Volete un trucco per non fare schizzare così? Giratelo al contrario. Se voi lo versate al contrario, si versa normalmente. Vale per tutti i contenitori. Il trucco. Ok. E a questo punto lasciamo agire. Evaporust in azione. Beh, interessante. Sembra già vedersi qualcosa. Se muovo, adesso questo l'ho chiuso un po', si vede già che i pezzi sono un po' più puliti. Vedremo domani. Pare che sia meglio utilizzato a temperature superiori ai 18 gradi. Qui fa un po' freddino, quindi probabilmente impiegherà un po' più di tempo. Che buono! Ed ecco qua, il giorno dopo.
vediamo il giorno dopo che cosa è successo. Oh, la scatoletta è pulita, purtroppo non c'è traccia, ormai non c'è traccia del logo originale, però è praticamente pulita. Interessante. Vediamo se dentro si è bagnato. Vabbè, si è bagnato un po', però sti cazzi. Poi guardiamo, tanto questo liquido non dà assolutamente fastidio alle mani, ma qui, wow, è tutto assolutamente privo di ruggine, completamente pulito. Bene, questi poi li sciacquiamo. Ecco, e li mettiamo qua. Poi cosa abbiamo qua? Questi sono anche loro perfettamente puliti. Che dire, funziona. Era uno schifo di ruggine. E ora sono puliti, ma guardiamo il martello. Il martello il cui legno è così. Wow. Direi che è venuto bene. Non male. Certo, c'è questo residuo nero che andrà pulito, immagino, sciacquato sotto l'acqua, cosa che adesso faremo. E questo liquido non so se recuperarlo così oppure filtrarlo prima di rimetterlo nel contenitore, perché questo liquido si può riutilizzare diverse volte. Beh, adesso laviamo i pezzi e vediamo un po'. Ed ecco qua, direi perfetta, vengono fuori i dettagli che non avevo notato, tipo questo che forse permette di svitare il manico di questo attrezzo, che ora guardate come scorre, cosa che prima assolutamente non faceva. È spuntata anche una scritta qua, 25, e poi nient'altro mi pare. Ci sono i segni delle due teste e poi un punto qua. Che cos'è? Non lo so, sporcizia, ok. Wow, notevole, veramente notevole. Certo, qui in mezzo forse andava sgrassato e pulito, ma ho deciso di fottermene, ho fatto bene. Questo invece è così e non credo che si possa leggere nulla. La scritta Made in Vietnam, che io mi ricordo qua, forse è illeggibile, ora non riesco a vedere. E qui c'era Tiger Balm, però sti cazzi, questi sono venuti ottimi. Certo, dovrei lavarli perché sono ricoperti da questa patina nera che vedo rimanere. Però penso che me ne fregherò. Adesso asciugherò bene il tutto, dopodiché ricoprirò di un sottile strato di olio per prevenire la ruggine. E direi che va bene così. Questa prova di Evaporust, devo dire che funziona molto bene. Guardate qua, questa era una palla di ruggine. È veramente incredibile. Certo, se non fossi un completo incapace. Va bene, vaffanculo. Insomma, in definitiva, Evaporust promosso a pieni voti. Sono riuscito a pulire questa strana chiave antica. Adesso l'ho oliata per bene, sperando che resista. È venuta veramente bene. E anche questi pezzi sono venuti molto bene. Puliti, oliati,
e speriamo che non si arrugginiscano. Per adesso li lascio qua in questo straccio sporco di olio. Che dire, ottimo, è anche economico, si può riutilizzare tranquillamente, basta rimetterlo nel suo contenitore chiuso. E sono contento perché il risultato è praticamente simile, se non migliore, di quello dell'elettrolisi. Ho provato l'elettrolisi qualche anno fa, ho pulito perfettamente diversi pezzi che però poi col tempo sono arrugginiti di nuovo, ma questo è venuto veramente bene, cioè questo gira da solo, mentre prima era completamente bloccato. Ottimo, ottimo davvero. Ve lo consiglio perché se dovete togliere ruggine dalle cose, funziona molto bene.